Kiev. Siamo sotto di 1-0. Ma attenzione adesso, signori, amiche e amici a casa, perché sta entrando uno dei più grandi pugili in circolazione oggi. Eccolo qui, l'immenso, lasciatemelo dire, Vasil Lomachenko, quasi 25enne, compirà 25 anni il prossimo 17 febbraio, quindi tra soli 9 giorni, nato a Belorod, in Ucraina appunto, guardia destra, pugile mancino, eccolo qui, Vasil Lomachenko, fortissimo, pensate, ha iniziato a 6 anni col suo papà Anatoli, che è allenatore di boxe ed è anche il suo allenatore, è sposato con Elena e ha chiamato il figlioletto come il papà, cioè Anatoli. E Mario, ricordiamo anche il tatuaggio che porta del papà. Bravo Patrizio, proprio papà, sul fianco. Sì, cioè, sul fianco, proprio questo dimostra proprio la faccia, affetto, del papà. Il grande rapporto che ha col papà, del suo allenatore. E poi si è fatto tatuare proprio il viso del papà. Se state attenti adesso che si leverà l'accappatoio, vedrete un volto tatuato sul petto, un po' sul fianco. Ebbene, è proprio la faccia del papà Anatoli. Studia pedagogia all'Università di Odessa. Intanto l'arbitro, vedete, russo Rizbaev. Raymond Merli. Ma è una famiglia di sportivi, la mamma era una ginnasta dell'ex Unione Sovietica e anche la sorella è ginnasta, quindi proprio è una famiglia di grandi sportivi. Lui è stato infortunato alla mano sinistra nel 2007, ha risolto il problema con un'operazione nel 2009, ma questo non gli ha impedito di vincere di tutto. Pensate, 2 ori olimpici, intanto qui è Charlie Suarez, parleremo di lui tra poco. Continuiamo col grande Vasil Lomachenko, perché stiamo parlando di quello che è considerato a livello dilettantistico, quando si parla di Olimpiadi, il numero uno pound for pound, cioè il miglior pugile che esista al mondo, indipendentemente dalla categoria di peso. Eccolo qui, Vasil Lomachenko. 2 medaglie d'oro olimpiche, oro nei piuma a Pechino 2008, oro nei leggeri a Londra 2012. 3 medaglie mondiali, l'argento dai piuma a Chicago 2007, poi 2 ori a Milano nel 2009 nel piuma. Ecco intanto la faccia del papà, Patrizio. Vi dicevo, oro tra i piuma a Milano 2009, oro tra i leggeri a Baku, ai mondiali di Baku del 2011, medaglia d'oro anche agli europei di Liverpool del 2008. Insomma, cosa volete di più? 2 ori olimpici. Lui veramente al livello dei grandissimi, parliamo di Stevenson, parliamo di Laszlo Papp, parliamo di Felix Savon. Sicuramente se andrà a Rio nel 2016, e vi ricordo ci sarà anche Sky Sport, come abbiamo fatto anche per Londra, probabilmente riuscirà con ogni probabilità a raggiungere la terza medaglia d'oro olimpica. Ma intanto concentriamoci. Primo round dei 5 previsti, vedete in guardia destra il grande Lomachenko, 1,69 m contro l'1,70 m almeno sulla carta di Suarez, ed il nostro pugile, che però insomma sembrerebbe quasi su per giù la stessa altezza. Al peso 60,750 per Lomachenko, 60,800, quindi 50 grammi in più per il nostro Suarez. Vi ricordo il limite della categoria 61 kg. Tanto ovviamente il pubblico sottolineerà, come è giusto che sia, tutti i colpi del grande Lomachenko, del pugile di casa. Certo che qualcuno, mi ha detto Francesco Damiani, si doveva sacrificare a affrontare il grande Lomachenko. È toccato al forte filippino. Suarez è nato ad Asunción, Davao, appunto 24 anni fa. A 6 mesi in più del rivale. Nelle World Series, mentre Lomachenko, avete visto un match, una vittoria, 4 vittorie e una sconfitta invece per Suarez. Patrizio. Bellissimo il montante sinistro che ha messo Lomachenko. Ma l'ucraino, Patrizio, sappiamo, porta tutti i colpi, tutti, ha una classe immensa, ha il pugno pesante. Vedete, bello, guarda Mario, guarda che montante sinistri al corpo. Sarà un match durissimo per Charlie Suarez. E speriamo che il suo coraggio, che la sua foga, sì, non lo porti a strafare, perché potrebbe subire anche una punizione. Bravo, potrebbe subire una punizione se proprio
si va a prendere dalla grande fuga. L'hai visto, ha provato sinistro destro, una combinazione. Deve portare i colpi, ma deve stare sempre molto attento, chiuso. Guardia chiusa, non deve lasciarsi trascinare Suarez dal coraggio, dalla voglia di far bene. Vedi che ci guardi, prova, ma ci guarda prova. Poi che velocità che ha sulle gambe quando sposta Lomachenko, è sì, pazzesco, spostamenti pazzesco. Millimetrici proprio, con grande velocità. L'abbiamo detta, quasi 25 anni, ha cominciato a boxare a 6, quindi sono 19 anni che... Ma tu pensa un po', Patrizio, ma... Quindi è chiaro che insomma sarebbe davvero la sorpresa dell'anno qualora Lomachenko dovesse perdere contro Suarez. È imbattuto dal 2007 Lomachenko. Ah, che bello. Patrizio, dal 2007 che non perde Lomachenko. Noi ce lo auguriamo, è inutile, perché è ovvio che insomma Suarez combatte per Dolce & Gabbana Italia Thunder, non potrebbe essere altrimenti, però è comunque uno spettacolo seguire le azioni come adesso del grande Lomachenko, che si aggiudica ovviamente il primo round. Che dici, Patrizio? Grande pugile. Grande pugile perché ha una grande rapidità di esecuzione dei colpi, una grande difesa sia a livello di riflessi, quindi quando vuole schivare, vuole uscire fuori dai colpi, che con le mani quando sta chiuso nella guardia. Guarda che bel montante sinistro al fegato, preciso. Dopo un paio di colpi a vuoto, poi due montanti sinistri proprio, sei tanti alla figura. Destro volante da Kito, poi ha provato a replicare Suarez, quindi nonostante... Ma guarda però come lo tempesta di colpi, appena trova uno spiraglio aperto, non è che colpisce, guarda lui la bellezza di Lomachenko, papà, sì, l'altro, la bellezza di Lomachenko è che porta i colpi, guarda dove colpisce, non porta colpi a casaccio, guarda i punti dove colpire, e questo è molto importante. Avete visto, c'è anche il papà sul ring. Come sempre, quando combatte Vasil Lomachenko, c'era anche a Londra, Patrizio, sì, te lo ricordi, no? Sì, all'angolo stava lui. Secondo round, subito gancio destro di Lomachenko, che ha i calzoncini ovviamente azzurri e gialli, con i colori dell'Ucraina. Ha provato un gancio destro, destro, sì. Bello su Alex, L'ha sfiorato, caspita. Però, subito voglio dire una cosa. Grande Suarez, perché sa di aver di fronte un pugile mostruoso, eppure sta dimostrando di non aver paura. Per nessuno sale sul ring con paura, per carità, tutti hanno grandissimo coraggio, ma lui proprio sta dimostrando di non essere soverchiato psicologicamente dal nome straordinario, ecco. Quindi comunque già una vittoria l'ha ottenuta Charlie Suarez, giusto, Patrizio? Sì, indubbiamente, bravo Mario. Sta cominciando un po' a stringere Lomachenko. Gancio sinistro corto, poi anche il gancio destro più largo da parte di Lomachenko. Io ripeto, spero proprio che non si lasci trascinare il forte filippino dell'Italia Thunder dalla foga, dal coraggio, dall'orgoglio, e quindi possa... Fino adesso Mario sta tenendo bene, non sta rischiando, sta sempre chiuso, colpisce e subito si chiude. Sì. Ha provato col destro Suarez. Tra i due solo 6 mesi di differenza. Ancora due volte col destro Lomachenko, che spettacolo. Sì. Montante largo e poi montante stretto montante largo alla figura. Dico, e montante stretto con la stessa mano al volto. Due destre davvero da campione. Vasil si infiamma. La termina l'arena, ricordo, siamo praticamente alla periferia di Kiev, o Kiev se la vogliamo pronunciare all'Ucraina. Sapete che in Ucraina ci sono praticamente due lingue, cioè l'ucraino ufficiale, e allora sarebbe bello Kiev, e poi il russo. Montante sinistro 70, ma l'hai visto? Ho visto. Ma insomma non si riesce neanche a commentare, a segnalare tutti i colpi di Lomachenko. Ne porta troppi, Patrizio? E li porta tutti bene. Caspita. Che campione, ancora che campione. Ancora un sinistro. Prova guarda la replica con le mani. Suarez è andato mani, sempre sui guantoni di Lomachenko. Sempre sui guantoni. Visto poi la differenza, ma lui non si chiude a Ricci come fanno gli altri. Lui li para i colpi.
muove le braccia dal corpo, questa è difesa, no? Quelli che si chiudono al riccio, certo, e non si muovono. Lui ha le mani sopra, in guardia, ma mani come alte, si muove, guarda come si muove braccia sulle gambe, alte, ma li devia e li para i colpi. Questa è la difesa. 10-9 ancora per Lomachenko. Anche se il nostro Charlie Suarez ha provato a piazzare qualche buon colpo e qualcuno è andato anche a segno, però insomma ovviamente tra i due c'è una differenza di qualità. Qualche buon movimento anche da parte di Suarez che manda a vuoto il rivale, ecco Lomachenko. Il papà Anatoli ha chiamato Anatoli anche il figlioletto Vasil Lomachenko, che in precedenza ha già vinto all'unanimità dei giudici contro Samuel Maxwell lo scorso 11 gennaio in Ucraina, Gran Bretagna 4-1. Questo è solo il secondo match per Lomachenko nelle World Series. Patrizio, dopo i trionfi di Londra, dell'Olimpiade di Londra, le due medaglie d'oro ucraine, Lomachenko e Usyk, che sono entrambe nella squadra degli Atamans, hanno aspettato a entrare in azione. Solo a gennaio. Era la chissà che per quale motivo hanno fatto questa scelta. Non erano scelta. Pronti, hanno festeggiato molto, diciamo così. Giustamente. Vi ricordo, guarda, l'Ucraina, 5 medaglie a Londra, meglio addirittura della stessa Gran Bretagna, ben aiutata dai giudici, ricordiamo. Terza ripresa. Bello il destro, è andato a segno da parte di Suarez, insomma, per un colpo portato dal filippino ne arrivano 5 almeno di Lomachenko, no Patrizio? Ma che bel pugile, Mario, che bel pugile, guarda come si muove quelle gambe, come si sottrae, come si difende con le braccia, come schiva, guarda, a sinistro, guarda, ingancio. È completo, vedi, è completo nella difesa. Gancio sinistro! Sì, ha subito, ha sentito Suarez che avesse un ginocchio, sì, era ai limiti del conteggio, sì, Suarez, sì, l'arbitro russo non è intervenuto. Ci poteva stare anche il conteggio forse. Comunque vedete che Lomachenko sta cominciando ad accelerare qui. Ma l'arbitro anche questo commette gli errori, non è rapido nell'intervenire. No. Si è girato e non l'ha richiamato. Doveva subito fermare il match. Ha portato quel gancio destro, Mario, proprio quando vi facevo notare la bellezza della box di Lomachenko, che si sottrae, si difende con le braccia, schiva i colpi, è completo. Guarda, guarda. Ha accelerato Lomachenko in questo terzo round. Io sono sicuro che pur tifando per i nostri colori, anche gli amici a casa stanno apprezzando, stanno veramente ammirando questo grandissimo campione, Vasil Lomachenko. Ma Mario, non ce n'è per nessuno con Lomachenko. Però attenzione, Patrizio, la butto lì per cercare di, insomma, di mettere un po' di pepe. Un po' di sale. Attenzione, perché lui è abituato sui tre round, cioè da dilettante. Qui si combatte non tra i dilettanti, quindi sui cinque round. Le ultime due riprese, la quarta e la quinta. Però guarda, siamo, però al, terzo l'ha già siamo al terzo round e non accenna minimamente a un calo. Ancora, guarda che rapidità di esecuzione, guarda quel sinistro come è entrato. Nonostante la stanchezza è ancora rapidissimo. Patrizio, io l'ho detto. Oh, montante destro, Mario, ha sentito. Il montante destro mentalmente l'ha sentito di brutto. Purtroppo si è fatto sorprendere Charlie Suarez. Già in precedenza aveva messo un ginocchio al tappeto e adesso temo, speriamo che arrivi il gong a salvare Charlie Suarez. Attenzione, abbraccia, bene così, meglio così. Mamma è chiaro mia, che è un round da due punti per Lomachenko, si scatena il pubblico. Che montante destro, Mario, hai visto proprio, saettante proprio al mento, poi ha doppiato sotto, ma già straordinario. Su colpo eccolo sotto, qui, attenzione. Guarda, uno, gancio sinistro, ecco, adesso, ancora destro, ecco, poi e qua è già in difficoltà Suarez, ecco, guarda, ancora guarda il gancio destro al corpo. Guarda il montante alla prima questo, mente, questo, poi... no, questa è stata la prima volta, sì, che ha messo il ginocchio al tappeto, sì, e l'arbitro non è intervenuto. Comunque io in precedenza avevo fatto un po' quasi una battuta, perché è chiaro che Lomachenko non è pronto per 5 round, è pronto per 7, 8, 10 round, questo è ovvio. E difatti purtroppo
Chi è il più stanco al momento è proprio Suarez. Avete visto il gancio sinistro nuovamente, il gancio destro al fianco sinistro. Ma mancano due round e si fa ancora più dura per il nostro pugile. Vedete Vasil Lomachenko pronto a saltare fuori dall'angolo come un predatore. Forza Charlie, cerca di resistere. No, a questo punto non possiamo che sperare in una sconfitta onorevolissima ai punti. Guarda. Sono dolori per Suarez. Ancora al fianchi e al volto. Sì, ma guarda che padronanza con le gambe. Che padronanza sulle gambe. Gli sta vicino, si sposta appena lo vede partire. Ha un grande gioco di gambe. Straordinario. Patrizio, tu non faresti vedere i match di Lomachenko ai ragazzi? Ma certo, e come si fa? Questo è completo, questo pugile. Ancora col gancio destro al fianco sinistro, alla milza di Suarez. Sa fare tutto. Ancora il gancio destro al volto. E il filippino ha dimostrato di soffrire questi colpi al corpo terribilmente. Mario sa fare tutto e per giunta ha anche le mani proprio pesanti. Fa male, lo sappiamo, è solido. Tieni i colpi, qui c'è una spinta. Non si tratta di atterramento, ma è chiaro che Charlie Suarez dice, penserà, mamma mia, chi mi sono ritrovato stasera. Guarda. Ancora, vedi quante volte colpisce col gancio destro al fianco sinistro di Suarez. Ma io sono convinto di una cosa, Mario, questo te lo dissi pure a Londra. L'infortunio che lui ha avuto alla mano sinistra è successo un po' come me. Io diventai un mancino impostato in guardia normale, lavoravo di più con la mano sinistra, facevo più male con la mano sinistra da quando presi l'infortunio alla mano destra, non potevo più picchiare, uno stoperoso alla mano si fratturava ogni volta che colpivo e quindi dovetti potenziare tutto il lato sinistro. E Lomachenko sono convinto che l'infortunio alla mano a sinistra gli ha permesso di potenziare di più la mano destra. La mano destra, certamente Patrizio. La tua saggezza pugilistica è proverbiale. Hai visto in precedenza? Perché uno che vede con il destro, come tu facevi notare, Mario, entra sempre con quel destro. Hai visto? Ha piazzato un bel destro Suarez. Dimostra essere ancora vivo. Ora si fa sentire anche un po' di stanchezza, ma vedete, subito riprende l'azione martellante a due mani di Vasil Lomachenko. Due medaglie d'oro olimpiche, due medaglie d'oro e una d'argento a livello mondiale, una medaglia d'oro europea. Ha vinto tutto quello che si poteva vincere Lomachenko. Qui ancora prova col gancio destro Suarez. Però ho visto che gliel'ha parato bene. Subito. Con la mano sinistra. Mamma mia. Sta un po' giocando come con il gatto con il topo. Ma ripeto, non vogliamo essere certo critici nei confronti di Suarez. No, due montanti, Mario, sì, è vero. Cioè, si trova di fronte un campione straordinario. E che vuoi fare quando trovi uno così davanti? C'è poco da fare. Anzi, già è encomiabile che è davanti a Lomachenko, ha fatto già 4 round. Ma come no. Ovviamente anche questo round è 19 per Lomachenko. Ha vinto tutti i round Lomachenko, il terzo di due punti proprio in virtù dell'atterramento subito da Charlie Suarez. Avete visto, gancio destro, montante e poi il gancio destro. Quello che impressiona anche di Vasil Lomachenko, Patrizio, è la scelta di tempo, la velocità, la classe, gli spostamenti sulle gambe, la sagacia tattica, ma anche le combinazioni che porta, sì, varie, continue, sì. Ma davvero uno spettacolo. Suarez ha accusato i colpi ai fianchi, quindi probabilmente sta cercando la vittoria prima del limite Lomachenko. Speriamo che non gli riesca, ovviamente, per il nostro pugile. Quando intanto è iniziata la quinta e ultima ripresa. Certo che per il filippino Charlie Suarez è davvero un incontro che si ricorderà per tanto tempo. Però bravo lo stesso Suarez. Indubbiamente. Perché Lomachenko ha provato a metterlo KO, non c'è riuscito, non è che non l'ha voluto mettere. Mamma mia, che bravura, ancora. Che bravura, guarda lì, guarda. Ancora a sinistro d'incontro, hai visto? Ha fatto piegare le gambe.
Charlie Suarez, vi ricordo, ha già subito un conteggio, deve stare attento, anche se adesso lui parte con grande coraggio, con infinito orgoglio all'attacco, ha piazzato due colpi Suarez, non pulitissimi, ma insomma dimostra che vuole dire anche lui. Sono presente, sono qui non a fare da comparsa, però quando c'hai di fronte un campionissimo al ancora. Sinistro ancora si incrociano, più efficace Lomachenko, poi la replica due mani di Suarez, ancora destro al fianco da parte di Lomachenko, la replica al volto di Suarez. La sicurezza nella difesa che fa paura. Fa paura perché poi non è solo un demolitore o un pugile che ti colpisce da tutte le parti. Guarda che roba. Guarda che saggio di difesa che ha dato adesso. È anche un pugile fortissimo. Mamma mia, che montante destro al fegato. Un minuto. Speriamo che Suarez riesca a resistere. Vediamo, provato il filippino, respira a bocca aperta. Ora vedete, cerca di evitare i colpi del rivale. Merita di rimanere in piedi, sì, Suarez. Merita. Gli hanno detto meno di un minuto, Charlie, per rincuorarlo, cerca di resistere. Adesso ha preso una testata. Sì, adesso è arrivata una testata e si è lamentato. E sportivamente Charlie Suarez si è scusato. Non è stato certo diciamo un'azione volontaria da parte di Suarez. Guarda come sguscia. Lomachenko sta proprio dimostrando di provare a tutti i costi la vittoria per prima del limite, Patrizio? Sì, sì. Che ormai sa, non può avere certo dubbi sul fatto di aver vinto o meno. 10 secondi, forza Suarez, ormai ce l'ha fatta a rimanere in piedi contro il grande Lomachenko. E si chiude la sfida. Ma bravo Suarez, resta in piedi, perde solo ai punti contro l'immenso Vasil Lomachenko. Sul nostro cartellino ci sono 6 punti di vantaggio per l'ucraino, che ha vinto ovviamente nettamente tutti i round e addirittura per 2 punti la terza ripresa, nella quale è riuscito anche a mettere al tappeto Suarez. Abbiamo visto quel sinistro, Mario, che ha fatto che ecco spettacolo. L'altra posizione. Qui per un pelo non andava di nuovo al tappeto, sì, Suarez. Sì, ha piegato le gambe su quel colpo. L'ha sentito. Comunque, cari amici appassionati della nobile arte, quando si parla proprio di nobile arte, di grande box, l'avete vista. Bravo. Questa è la grande box, questa è la nobile arte. Pulizia tecnica, grande varietà di colpi, rapida di esecuzione, sulle gambe una rapidità di spostamento che fa paura. Ovviamente solo una formalità all'unanimità dei giudici, il grande Lomachenko, eccolo qui. Per chi non l'aveva conosciuto ancora, l'abbiamo seguito con grande attenzione e ammirazione a Londra. Tutti 50-44. Ah sì, per forza. 50-44 come il nostro cartellino, ma insomma non ci potevano essere dubbi. Vedete se sottolinea, lui veramente ha questo rapporto pazzesco col papà. Vedete il suo volto tatuato vicino al cuore di Lomachenko. Ed è ovviamente il campionissimo, il numero uno pound for pound della box olimpica, che raccoglie i complimenti del nostro angolo. E dunque l'Ucraina è in vantaggio per 2-0 nei confronti di Dolce Gabbani Italia Thunder. Ma ancora dobbiamo dirlo, veramente ammirati del grandissimo Vasil Lomachenko, che ci ha regalato ancora una prestazione straordinaria. Ci fermiamo.